legge, che è la legge Bullo, che è una legge che dice ai contadini la terra ve la potete prendere, e quindi i contadini tra il 45 e il 47 le terre se le sono andate a prendere in Sicilia. Sono andati, la mattina si alzavano all'alba, tutte le famiglie, le donne in casa preparavano le frittate, magari avevano raccolto qualche favetta in campagna, un pochettino di erbetta di pino acceto selvatico per fare meglio la frittata. E se ne sono andati a stare tutto il giorno nelle terre, facendo grandissime file, tutti i muli, tutte le persone, tutti i bambini, tutti i bambini, tutti qua là insieme che giocavano, mentre i padri dissodavano la terra e le madri facevano una specie di servizio d'ordine. Ma lo sapete come facevano questo servizio d'ordine? Si mettevano tutti in fila mentre i loro mariti stavano a dissodare le terre, e loro, messe tutte quante in fila, quando arrivavano la polizia, si alzavano le gonne e i poliziotti scappavano. E questo è il modo che avevano trovato per difendere i loro mariti. Ma ci furono anche invece cose pesanti, perché tante volte la polizia attaccò e molti, molti contadini furono portati in prigione. E questa cosa ai latifondisti non piaceva per niente, vedremo perché. Anche questa è una cosa importante da ricordare. Ma intanto questa cosa che era successa in Sicilia aveva smosso molto le acque, e la gente pensava che le cose potevano veramente cambiare, perché prima della guerra e durante il fascismo la condizione di vita dei contadini siciliani era terribile. Erano come degli schiavi in mano a questi latifondisti, non potevano fare niente. E quando non ci fu più il fascismo, la gente poté fare i